ieri quando ho chiamato Christian e mi ha detto che Manuel non c'era più, ho trovato un dolore enorme, un dolore che si trova per qualcuno della famiglia, perché io ho sempre pensato che Christian e Manuel sono parte della nostra famiglia, è una storia che mi era lontano, mio padre lavorava con suo padre, abbiamo fatto dei film insieme, poi Manuela ha fatto la musica dei film di mio papà, poi ha fatto la musica dei miei figli, infatti ben 15. Poi c'è stato un episodio che non potremo mai dimenticare né io né mio fratello Enrico, che quando mio padre è morto non aveva una fonda, Cristiano e Manuel ci hanno offerto di dividere la tomba con il loro padre Vittorio. Quindi per tanti anni sono rimasti insieme vicini. Tutto questo non lo posso dimenticare. Spesso noi in vita non abbiamo tempo per dire tante cose che vorremmo dire agli amici e ai fratelli. A cui vogliamo bene. Ecco, io con Manuela avevo una grande amicizia, una grande confidenza, però tante cose non gliel'ho mai potute dire, adesso forse è un momento triste, non ho colto l'occasione per dirlo. Perché lui era un grande musicista, un grande artista. Non ha avuto, secondo me, né il tempo, né la voglia, né il merito che lui avrebbe meritato veramente, perché era un uomo di una grande intellettuale, era un intellettuale. Noi ci siamo un po' scelti perché amavamo la stessa musica, gli stessi film, la stessa letteratura. Mi ricordo tante volte con Cristian andavamo a vedere i film e poi stavamo sotto in macchina per ore a parlare di quello che ci era piaciuto, ci appassionavamo e pensavamo poi che un giorno avremmo fatto questo mestiere. L'abbiamo fatto, abbiamo avuto successo. Con Cristian abbiamo fatto tantissimi film, con Manuela anche. Però lui era sempre uno schivo, anche perché era ruvido, non aveva peli sulla lingua e quindi non era veramente diplomatico, non riusciva forse a entrare così nella realtà dei tempi. Mi ricordo che quando noi prendevamo i tempi della musica in moviola, spesso si fermava e diceva questo è un cane veramente, non si può sentire. Aveva questa onestà e forse a tanti registi questo non piaceva. Io mi divertivo con una risata contagiosa nelle regioni, perché era molto spiritoso. Poi lui ha avuto questo grande merito, a un certo punto ha dedicato la sua vita al ricordo, al ricordo del padre Vittorio, e ha continuato a tenere vivo questo testimone meraviglioso di un padre geniale, un grande artista, di un uomo immenso, un grande attore, un grande regista. E questo è qualcosa che anche noi nel nostro piccolo abbiamo cercato di fare con il nostro padre, questo è veramente un grande merito, vuol dire che c'è stato qualcuno dietro che ha insegnato a voler bene alle persone e alle cose che noi facciamo. Ecco, Manuel era una persona così, una persona speciale, era una persona buona, era una persona che sicuramente in questo momento ci sarà ascoltando e ci farà piacere, penso, quello che gli sto dicendo. Quello che mi ha fatto impressione, e qui concludo, è che ieri andando nella tarde di Via Ventina, il figlio Andrea mi ha fatto vedere che c'aveva dei DVD che lui aveva portato, che voleva vedere. Lui era un grande amante dei film, ne vedeva proprio serialmente tantissimo. E mi ha impressionato, così come quando andai a trovare mio padre che era appena morto, che aveva dei libri che pensava di poter leggere. La stessa cosa, Manuel aveva questi DVD che avrebbe voluto forse vedere, non ha fatto in tempo. Adesso spero che dovunque lui sia li veda con i nostri adorati padri, Vittorio e Stefano.